Ciao Divette, ciao Divetti, benvenuti in un nuovo video. Sono qui in questa fantastica jacuzzi nella mia suite. Umilio il tuo dick nella mia suite, ricca e stronza, sono l'elite. Bene, allora mi trovo qui perché ho deciso di farvi un video in cui vi racconto di cosa ha combinato il tacchino. Alla fine ho deciso di farvelo perché qualcuno me l'ha chiesto, sia sotto i commenti del video precedente, sia su Instagram un po' di tempo che mi chiedono: Diva, ma fai un video per il tacchino in cui racconti tutto questo casino che è successo e racconti soprattutto di come l'hai rovinato per sempre. Allora, ragazzi, voi sapete che lui praticamente era stato arrestato. Allora io ho deciso, insomma, di aiutarlo, ho deciso di fare questa buona azione, forse l'unica buona azione che io abbia mai fatto nella vita verso qualcuno, no? E quindi, insomma, mi sono informata tramite i miei avvocati, mi sono informata in quale carcere fosse, l'ho rintracciato. Tant'è che lui, tra l'altro, diede l'autorizzazione al carcere stesso di darmi appunto le informazioni su di lui, no? Quindi, insomma, io venni a sapere appunto dal carcere stesso dove lui si trovava, in quale carcere della Germania, dove sarebbe stato trasferito, quale giorno, eccetera. E infine come andarlo a prendere, come andarlo a recuperare. Dopo il suo processo, che sarebbe stato il 5 agosto. Il 5 di agosto lui aveva questo processo e al termine di questo processo, con probabilità, poteva essere rilasciato, in sostanza, questo è quanto. E quindi io sono andata a prenderlo in carcere, sono andata a prenderlo il giorno del processo, sono andata appunto in tribunale per lui con la mia macchina fino in Germania, e ovviamente non c'era nessun altro ad attenderlo, altrimenti sarebbe stato solo come un cane senza possibilità di tornare a Praga, dove lui vive, perché appunto questo paese in cui c'era il processo era un paese proprio disperso nella Germania, tra i boschi, tra le foreste tedesche. E allora, insomma, io ho fatto questo gesto nei suoi confronti e lui appariva, diciamo, sul momento appariva anche contento, insomma, del mio gesto. Peccato che qualche giorno dopo aver fatto questo gesto nei suoi confronti e dopo che lui ha ricominciato ovviamente a pippare, è successo che ad un certo punto, dal nulla e senza motivo, lui ha cominciato il live su Instagram ad insultarmi. Ha cominciato ad insultarmi dicendo cose atroci su di me, dicendo che sono un cesso, che non siamo mai stati insieme, che sono addirittura un ex uomo. Cioè, lui ha detto che io sarei un ex uomo, quindi insomma una trans. Quindi lui va dicendo questo fatto qui, che io sarei una trans. E io qua non voglio smentire, ragazzi, perché tutto può essere, cioè potrei benissimo esserlo, perché no? Non ci sarebbe niente di male, quindi non lo voglio smentire, perché anche se fosse, non ci trovo assolutamente niente di male. Però voglio dire questo, che se davvero, davvero io fossi una trans, sicuramente il caro Tacchino in passato avrebbe, diciamo, usufruito delle mie performance sessuali. Anche perché è un po' un'abitudine che io glielo butti in culo, cioè voglio dire, capita sempre, è già capitato in passato, è capitato anche stavolta che se l'è preso in culo. Quindi, in un modo o nell'altro, in culo se lo prende sempre. Quindi mi sta benissimo l'appellativo di ex uomo. Tra l'altro,
in questi video in cui lui mi ha, diciamo, sputtanata, a suo dire, faceva vedere un mio vecchio video, che è un mio vecchissimo video fetish, dove secondo lui in questo video si vede che sono un uomo, ed è un video fetish che lui è andato a comprarsi. Cioè, lui è andato a comprarsi un mio video in vendita, spendendo soldi per farlo vedere in pubblico, cosa totalmente illegale, perché comunque quelli sono video, diciamo, privati che sono in vendita e non dovrebbero essere diffusi pubblicamente. Ma vabbè. Tutto ciò dicendo che io sono una stalker, che lo stalker lo perseguito da anni, ma questo è vero, cioè questo lo ammetto candidamente. È vero che io lo stalkerò, è vero che io sono una stalker, sono psicopatica, ve l'ho già detto, lo sapete, quindi nulla da dire in questo senso, però anche se io non, diciamo, non ci sono rimasta male per i suoi insulti all'aspetto fisico, anche perché quando lui mi insulta e dice che io sono un mostro orribile, è curioso il fatto che sembri, diciamo, la descrizione di se stesso. Quando lui insulta me, sembra descrivere se stesso, che oggettivamente è, insomma, un relitto, un subumano, un essere allo stadio larvale, un rifiuto biologico. Ma la cosa, ragazzi, che mi ha fatto un po' rimanere male di tutta questa storia è che io, cioè, alla fine ho fatto una buona azione per lui. Quindi, dopo che io ho fatto una buona azione per te, tacchino, come ti permetti di ribellarti? Cioè, dopo che io ho fatto questa buona azione, tu dovresti santificarmi, santificarmi come dea protettrice dei detenuti. E quindi io che cosa ho fatto, dato che lui si è ribellato e mi ha anche bloccata dicendomi non ti voglio mai più rivedere e non ti voglio mai più risentire? È ovvio, ragazzi, gli ho buttato giù il profilo Instagram. E certo, nel momento in cui lui si è comportato così, io gli ho fatto bannare Instagram. Non chiedetemi come hai fatto, come non hai fatto a far bannare un profilo verificato di qua e di là. Ragazzi, io sono la diva, io posso tutto. E quindi in pochi giorni, in meno di una settimana dopo questo attacco nei miei confronti, appunto, gli ho bannato Instagram. Gli ho bannato Instagram ed ora lui è senza Instagram. Al che da quel momento in poi sono cominciate minacce di suicidio, esplosioni di rabbia, scuse patetiche. Prima è tornato strisciando come un verme, poi di nuovo si è infuriato, poi mi ha bloccata, poi mi ha sbloccata, eccetera, 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 eccetera. E fino a che ieri sera, ragazzi, ieri sera, dopo quasi un mese, che mi aveva bloccata, che cosa fa? Mi manda un messaggio dicendomi che ha messo da parte i soldi per il suo funerale. Ora io gli ho risposto: guarda, l'unica cosa che mi piacerebbe è che tu mi spedissi le tue palle tagliate, per posta, insomma, perché credo di meritarmele, cioè io credo di meritare questa amputazione coglionare, di poter conservare a casa mia i suoi coglioni, insomma. E quindi gli ho risposto così, mi ha ribloccata, insomma, non ho capito perché mi abbia ribloccata. Però, insomma, la situazione, tra l'altro, prima che lui venisse arrestato, ci dovevamo sposare in tutto questo. Io l'avevo corrotto a sposarmi dicendogli che gli avrei comprato la neve buona, insomma, gli ho detto ci sposiamo e io ti compro con il mio cash, che come vedete abbonda, ti compro la neve buona. E lui aveva accettato, insomma, questa proposta di matrimonio. Io avrei voluto, diciamo, sposarlo semplicemente per avere un contratto di proprietà. Un contratto di proprietà che attestasse che il tacchino Andrea Di Pre fosse appunto sposato con me e quindi di mia proprietà. Io volevo semplicemente questo documento. Ora non lo voglio più, quindi non ci sarà più nessun matrimonio
perché cioè, intestarmi una proprietà come il tacchino in questo momento sarebbe come intestarmi una panda scassata, cioè ora che non ha più Instagram, è disperato, non ha più soldi. Insomma, cioè, si sta preparando per il funerale, ancora mi toccherebbe finanziare il funerale, quindi insomma, adesso questo matrimonio ovviamente non sa più da fare, non sa più da fare, però insomma ero quasi riuscita a sposarlo dicendogli ti compro la sostanza buona, però poi è stato arrestato, insomma poi c'è stata tutta questa cosa, questa storia che vi sto raccontando. E vorrei dire un'ultima cosa, però prima ho voglia di una sigaretta. Peter, portami una sigaretta. Grazie, Peter, puoi andare. Per quanto riguarda le minacce di suicidi e cose varie, vorrei dire che il tacchino si è già suicidato. Lui ha deciso di suicidarsi nel momento stesso in cui si è messo contro di me. Perché il discorso è questo: se tu stai con la diva, hai dei benefit, come appunto la popolarità, il cash, la sostanza. Se invece vai contro la diva, il tuo destino è essere annientato. In ultima cosa vorrei dire che dato che lui, insomma, ha chiesto a gran voce di essere lasciato in pace da me, insomma, e quindi vuole che io smetta di perseguitarlo, di distruggerlo, di fargli del male. Ecco, l'unico modo che tu hai, caro tacchino Andrea Di Pre, per liberarti di me è andare in quel luogo in cui tutti i miei ex dovrebbero andare, ovvero in psichiatria. Gli ultimi soldi che hai, utilizzali per farti ricoverare in psichiatria e vedrai che lì sarai al sicuro da me. Almeno per un periodo. E niente, ragazzi, questo era il mio racconto, reale, perché a volte la realtà supera la fantasia di quello che è successo tra me e il tacchinazzo. Quindi ora al momento siamo in guerra, vendetta totale, distruzione totale nei suoi confronti. Io, come vedete, faccio la bella vita e mi godo il cash, mentre lui ha finito i soldi, è povero ed è ad un passo dalla barbonaggine. Tutto ciò perché non ha voluto, insomma, sposarmi e sottomettersi alla sua unica e sola padrona. Quindi, caro tacchino, la guerra continua. Mi sembra di essere tornata nel 2016, solo che adesso ho molti più soldi. Bene, ragazzi, spero vi sia piaciuto questo fantastico video. Io vi mando un bacio e vi terrò aggiornati. Ciao a tutti!